La tua nuova cucina? Ovvio, con PagoDeal. Acquisti subito la tua cucina e la paghi un poco al mese a zero interessi, zero costi e senza bisogno di busta paga. Ovvio, perché no? Incidenti in A4, tra i caselli di Padova Est e Padova Ovest. Un'auto cisterna di gasolio travolge altri due mezzi ed esplode. Morto carbonizzato l'autista, feriti un lavoratore e un pompiere durante i soccorsi. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Venezia. Smantellato un sodalizio dedito allo spaccio internazionale di stupefacenti. Mentre a Caprino Veronese i carabinieri hanno sequestrato mezzo chilo di cocaina purissima. Oltre 1.500 i lavoratori veneti al corteo di protesta in solidarietà degli operai dello stabilimento bellunese One Bao di Mel. Fissato per martedì prossimo un tavolo con aziende e sindacati. Con le temperature sotto zero torna l'emergenza senza tetto a Vicenza. Molti clochard che dormono ancora per strada tra il quartiere di Araceli e uno stabilimento occupato in zona Mercato Nuovo. È stata ufficialmente costituita la Fondazione Milano Cortina 2026. Sarà il comitato organizzatore per i giochi olimpici e paralimpici invernali. Il governatore Zaia serve al più presto la legge olimpica. Ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Veneto. In apertura la tragedia avvenuta lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Padova Est e Padova Ovest. Un'auto cisterna contenente gasolio è esplosa dopo aver tamponato un camion morto carbonizzato. L'autista, sentiamo. L'inferno in autostrada che si è scatenato in un frangente poco dopo la mezzanotte, lungo la A4 tra i caselli di Padova Est e Padova Ovest. Queste le immagini girate da un automobilista che documentano l'esplosione di un'autocisterna di liquidi infiammabili. L'autocisterna di una ditta slovena stava procedendo in direzione Milano quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha prima urtato un carrello di segnalazione lavori e poi un camion di alcuni operai che stavano effettuando dei lavori lungo l'autostrada per poi incendiarsi. Apocalittica la situazione di fronte ai soccorsi arrivati repentinamente. Sul posto la polizia stradale, il personale autostradale, i vigili del fuoco da Padova, Vicenza e Venezia con 8 squadre e 22 operatori coordinati dal funzionario di guardia sono riusciti a spegnere le fiamme dell'autocisterna che trasportava gasolio. Spento l'incendio è stato trovato il corpo carbonizzato dell'autista. Dei 7 operai autostradali presenti è rimasto ferito soltanto l'autista dell'altro autocarro. L'uomo è stato preso in cura dal personale del 118 e portato in ospedale. Nelle operazioni di soccorso è rimasto ferito ad un braccio anche un vigile del fuoco scivolato per terra a causa del manto stradale reso scivoloso dal gasolio. Anche lui è stato portato in ospedale per altri accertamenti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 4 ore. Di fronte a questa tragedia le prime parole sono di cordoglio per i familiari della vittima, ha detto il presidente dell'Automobile Club Padova, Luigino Baldan, che chiede però chiarezza sulla normativa dei sistemi di segnalazione dei lavori in corso in autostrada. La gran parte dei sinistri si verifica per una distrazione, ha aggiunto Baldan. Esistono sistemi di segnalazione dei rischi che consentono di aiutare il guidatore ad evitare l'impatto. Facilitarne la diffusione dovrebbe essere un impegno di tutte le istituzioni. Derubavano le auto in sosta nelle aree di servizio autostradali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. 7 i kosovari arrestati dalla polizia stradale di Udine e Palmanova, di cui 4 in flagranza di reato. Tutti componenti di una banda dedita alla commissione di furti nelle aree di servizio autostradali delle due regioni. Le indagini erano partite lo scorso maggio dopo 2 furti ai danni di alcuni turisti stranieri. Quasi 20 colpi denunciati. Secondo quanto ricostruito dalla Polstrada, i 7 prendevano di mira turisti e uomini d'affari stranieri e li distraevano fingendo di chiedere informazioni o foravano i pneumatici delle loro auto per poi soccorrerli. Maxi retata di trafficanti e spacciatori invece a Venezia. 10 gli arresti mentre gli altri 17 è scattato il divieto di dimora. Non
non solo la mafia nigeriana. Sul fiorente mercato dello spaccio della droga Maestre proliferavano una banda di albanesi e italiani. La conferma è arrivata dai 10 arresti e da altri 22 provvedimenti restrittivi per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti scattati all'alba di stamane. L'operazione è della Guardia di Finanza veneziana. I militari del nucleo hanno scoperto, dopo 3 anni di indagini, una ramificata organizzazione criminale con base a Marghera, che acquistava partite di droga dall'Olanda e poi la spacciava a Venezia in terraferma. Assieme agli arresti è scattato anche il sequestro di 20 kg di cocaina, marijuana e hashish e contante del valore di 117.000 euro, ritenuto parte del profitto di un traffico che a livello veneziano si traduce in una morte per overdose al mese. Nel 2019 hanno perso la vita infatti 11 persone e in 8 casi è stata l'eroina ad uccidere. Stamane sono scattate anche perquisizioni domiciliari nelle province di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia e Bolzano, che potrebbero rivelare altri dettagli importanti sull'organizzazione. Intanto 17 dei 22 provvedimenti restrittivi consistono in un divieto di dimora nella provincia di Venezia e in un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altre 4 persone. L'indagine era partita nel 2016 a seguito di alcuni sequestri delle sostanze stupefacenti ad alcuni spacciatori di nazionalità marocchina nel centro storico di Venezia. Gli approfondimenti del caso, eseguiti con intercettazioni telefoniche ambientali, hanno portato al sequestro in prossimità del casello autostradale di Mestre e in varie località delle province di Venezia e Padova di alcuni carichi di cocaina e hashish destinati al mercato veneziano e al conseguente arresto degli spacciatori. Avrebbero invece fruttato più di 80.000 euro gli oltre 500 grammi di cocaina purissima sequestrati dai carabinieri di Caprino Veronese ad uno spacciatore marocchino. Sentiamo. 80.000 euro è quanto avrebbero fruttato ad un marocchino arrestato dai carabinieri di Caprino Veronese i 500 grammi di cocaina purissima sequestrati dai militari dell'arma. Mezzo chilo che sarebbe potuto diventare 1,5 kg una volta lavorato, ossia tagliato con altre sostanze. Droga destinata al mercato veronese dal lago di Garda fino alla città. Nei guai un marocchino 35enne, nulla facente ma sempre ben vestito, in possesso di alcune auto, già noto alle forze dell'ordine per reati legati sempre allo spaccio. A lui i carabinieri di Caprino sono arrivati dopo aver riscontrato sul territorio un boom di consumo di sostanze stupefacenti. Una volta individuato, il nordafricano è stato seguito passo dopo passo in attesa del momento giusto per incastrarlo. Sembrava potesse essere un primo viaggio di andata e ritorno del sospettato tra Verona e Milano, ma dopo averlo atteso al casello di Peschiera i carabinieri hanno deciso di temporeggiare. Ma lo hanno comunque tenuto sotto controllo e l'hanno seguito durante un incontro avuto a Bussolengo con una ragazza trentenne, anche lei marocchina. La stessa che poco dopo aver parlato con il suo connazionale si è diretta a sua volta in direzione Milano. Al suo ritorno, circa 4 ore dopo, i militari dell'arma hanno deciso di pedinarla fino a Pacengo, dove ad attenderla c'era il nordafricano. È stato in quel momento che i carabinieri sono entrati in azione trovando il panetto di cocaina purissima nell'auto della ragazza, oltre a 500 euro in contanti, probabilmente il compenso pattuito per il trasporto della droga da Milano a Verona. Noi riteniamo di aver impedito il rifornimento del basso e medio lago per le prossime festività. Si parla di un quantitativo ingente che avrebbe sicuramente allietato le feste di parecchi consumatori stupefacenti. Questo soggetto si avvaleva di un corriere che era incensurato per evidentemente non rischiare nulla. Sì, uno stratagemma già utilizzato, capitato in altre circostanze, quello di ricorrere a soggetti incensurati e insospettabili proprio per agevolare il trasporto dello stupefacente. I due sono stati arrestati e dopo l'udienza di convalida il giudice ha confermato il carcere per entrambi. Oltre 1.500 i lavoratori provenienti da tutta la regione Veneto che oggi hanno preso parte alla manifestazione provinciale contro la chiusura dello stabilimento bellunese One Bau ACC di Bel. È una giornata storica, il commento delle parti sindacali.
9 pullman carichi di lavoratori giunti da tutto il Veneto per manifestare la propria solidarietà agli operai di Wambau ACC con l'intento di combattere assieme questa battaglia contro la chiusura dello stabilimento di MEL, ultimo produttore di compressori in Italia. Una chiusura annunciata dai vertici aziendali cinesi entro febbraio 2020. Oltre 1500 persone sventolanti le bandiere delle delegazioni dei metalmeccanici della CGL CISL e UIL hanno dato vita al lungo corteo partito dalla piazza di MEL, passato per la storica via Carrera e lungo la strada provinciale 1 della sinistra Piave per radunarsi nel piazzale dell'azienda. Una manifestazione dal carattere provinciale che ha visto protagonisti anche rappresentanti di diverse realtà aziendali. Oggi è una giornata, diciamo la verità, storica. Per tutta la provincia di Belluno, per tutto il manufatturiero di Belluno. Io sono in rappresentanza dei metalmeccanici, ma qui oggi sono stati presenti tutte le categorie della provincia di Belluno. Il territorio ha voluto lanciare un segnale forte di unione per chiedere un esplicito impegno del mondo politico. È una manifestazione territoriale per le molte crisi aziendali che ci sono state e ci potrebbero ancora essere. Naturalmente come CGL CISL UIL ci rifacciamo anche l'iniziativa di Roma per il lavoro, perché in questo paese abbiamo bisogno di un piano industriale, abbiamo bisogno di investimenti sulle infrastrutture, sull'ambiente, sul territorio, su industria 4.0. Per noi è fondamentale quindi riportare anche a livello bellunese una strategia a lungo termine che possa pensare allo sviluppo di questo territorio. Oltre ai sindacati e alle RSU aziendali, presenti numerosi sindaci del territorio bellunese, ma anche l'ente provincia, i vescovi di Belluno Feltre e Vittorio Veneto. Proprio nel corso del comizio è giunta la notizia della convocazione per il 17 dicembre del terzo tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. In questo momento, ha riferito con una nota il ministro bellunese Federico D'Incà, abbiamo attivato con l'intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte una forte interlocuzione e pressione da parte di Palazzo Chigi nei confronti dell'ambasciatore cinese per trovare una soluzione sulla vicenda Wambao di MEL, e già nella giornata di giovedì si terrà un incontro tra le parti. Temperature sotto zero in tutto il Veneto e a Vicenza torna l'emergenza senza tetto, molti quelli che dormono ancora per strada, vediamo. Solo qualche giorno fa un clochard è stato trovato morto a Milano a causa del gelo e a Vicenza, nonostante le temperature sotto zero e il nuovo ricovero aperto a Ponte Pusterla, le situazioni al limite che potrebbero arrivare anche a tragedie non mancano. Difficile ad oggi capire quanti senza tetto dormono all'addiaccio in città tra portici e rifugi improvvisati, e una di queste zone è sicuramente la chiesa di Araceli Vecchia, dove almeno 3 persone, gli irriducibili, dormono nelle nicchie della struttura, avvolti tra più di qualche coperta, immobili, nell'attesa che il sole faccia capolino dalle spalle dei palazzi per poi sparire. Intorno a loro tutto gelato e i resti dei loro bivacchi, e il freddo, quello vero, deve ancora arrivare. Un altro dormitorio si trova invece nel palazzo dimenticato di Viale Crispi, in zona Mercato Nuovo. Abbandonato da anni e mai completato, è diventato il rifugio per un numero imprecisato di persone che qui non trovano solo riparo per la notte, ma si nascondono anche per consumare droga. Questa mattina alcune persone sono tornate a controllare la struttura. L'accesso avviene dalla rampa dei garage, dove nonostante le catene e i lucchetti si riesce ad accedere. Una situazione di degrado e sporcizia, raccontano gli operai, che hanno anche timore ad entrare, disumana. Nel frattempo i residenti rimangono a bocca aperta di fronte a questa struttura abbandonata. Io so soltanto che sono 10 anni che è qui, non finito, è un brutto biglietto per tutto, per la città. E c'è chi chiede, visto il suo abbandono, che venga destinato a case popolari. Potrebbe essere trasformato in edilizia popolare, qualcosa del genere? Perché è l'unica soluzione possibile per queste decine di appartamenti perfettamente vuoti e in degrado. Ed è allarme furti a Zanè nel Vicentino. Qui i ladri preferiscono agire di notte, specie durante le feste. Sono andati su 2 case. Ci sono stati dei vandali una volta. Anche i luoghi più sicuri possono diventare la meta preferita di bande di ladri che, approfittando della notte, entrano anche nei giardini. È accaduto a Zanè in via Santa Rosa. Qui le telecamere hanno immortalato i ladri mentre l'altra notte scassinavano 2 auto parcheggiate in un giardino privato. Episodio che è arrivato dritto sui social in un post che naturalmente ha generato l'indignazione di chi lo ha letto.
Torna il fenomeno dei furti che si concentrano soprattutto alla vigilia e durante le feste. E dal sindaco di Isanè arriva l'invito a segnalare questi episodi non soltanto sui social ma anche alle forze dell'ordine. Ultimamente sono arrivate altre segnalazioni in alcune vie del paese e anche lì ci sono dei giri un po' strani, però è tutto sotto controllo da parte sia dei carabinieri e dei vigili. L'invito da parte del sindaco è sempre quello di segnalare alle forze di polizia, anche se dei controlli di vicinato, lo strumento di prevenzione della criminalità che vede coinvolti direttamente i cittadini, non ne parla con entusiasmo, non escludendo però che anche il comune di Isanè possa un domani prendere parte al protocollo della prefettura. Poi valuteremo anche questa possibilità. È stata costituita ieri a Milano la fondazione che organizzerà le Olimpiadi invernali del 2026 e anche Verona sarà protagonista di questo evento, a dir poco straordinario. Beh, le dirò che la cerimonia di chiusura l'ho voluta con forza e mi attribuisco questo risultato, ma lo dico perché non è stato facile. I veronesi vedranno cosa significherà la cerimonia di chiusura, il mondo intero guarderà Verona. Il presidente del Veneto veste quasi i panni del promotore turistico di Verona. L'Arena, come noto, ospiterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Ma se il nuovo stadio di Milano non dovesse essere completato in tempo, potrebbe spuntare una clamorosa ipotesi addirittura per la cerimonia di apertura. Intanto quella di ieri è stata una data storica, come ha confermato lo stesso governatore. È una giornata importante perché è una giornata storica, perché la società, la fondazione che si occupa però poi dei giochi da qui al 2026 e anche oltre, visto considerato che dovrà gestire anche la fase post giochi per quanto riguarda il riuso e il riutilizzo di tutte le strutture. Infatti nella sede della Regione Lombardia è stata costituita la Fondazione Milano Cortina 2026, che sarà il comitato organizzatore per i giochi olimpici e paralimpici invernali. Il consiglio d'amministrazione sarà formato da 22 membri, di cui 10 componenti del mondo sportivo, 10 dei territori, un rappresentante del governo e il presidente. Zaia poi ha spiegato che verrà rispettato il cronoprogramma e lo deve fare anche il governo, deve portare questa legge olimpica, ma ancora non c'è alba, la legge olimpica è urgente, ha detto Zaia, manifestando preoccupazione perché la legge olimpica è la base sulla quale poi ci si dovrà muovere. Siamo insomma già al last minute superato ed è fondamentale che questa legge arrivi entro l'anno. Ed ora ci spostiamo a Padova, dove è stato inaugurato il Parco della Cultura Cinese. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Apprendimento dei valori, conoscenza della ragione, propensione al pensiero, eleganza nel portamento. Sono le parole che campeggiano sul drappo rosso appeso nell'aula magna della Scuola Internazionale Italo-Cinese di Padova, all'Arcella. Una scuola che apre le sue porte per una settimana. Arti marziali, pittura, corsi di calligrafia, cerimonia del tè, opera cinese. È il parco della cultura cinese, l'insieme della cultura orientale, spiegata attraverso le sue arti. Per una settimana questa scuola sarà il tempio della cultura cinese, dove ci si può iscrivere, ci sono ragazzi di tutte le scuole del Veneto, vengono a provare gratuitamente tutte le arti marziali che sono sconosciute qui in Italia, proprio per provare tutta la settimana. Dopodiché, alla termine di questa settimana, ci sarà uno spettacolo, il giorno 19, dove i ragazzi metteranno in scena tutto quello che hanno imparato. Servirà ai ragazzi cinesi lontani dalla propria terra per conservare memoria della cultura originaria. Servirà ai ragazzi italiani e non solo per apprendere valori diversi, saggezza, serenità, equilibrio mentale, tutto quello che la cultura orientale insegna e spesso la cultura occidentale dimentica. E qui di ragazzi italiani che frequentano la scuola ce ne sono tanti. È una scuola internazionale italo-cinese, non è che è una scuola che studia solo il cinese, è una scuola per formare persone di talento, per formare cittadini del mondo. E che ci sia questa commistione di culture è un buon segno per il sindaco Sergio Giordani, presente alla cerimonia per il secondo anno. Dicembre, mese non solo del Natale ma anche della tanto attesa tredicesima. A disposizione dei padovani 650 milioni di euro, ma come la spenderanno? Sentiamo. La tredicesima dove si spende quest'anno? A pagare un po' di debiti.
come al solito, comprando varie cose, no? Tipo cosa? Vestiario, cose da mangiare. Regali per i nipoti, i parenti. Io sono una pensionata. Allora i pensionati cosa fanno con la tredicesima? Pareggiano quello che non hanno fatto durante l'anno? Ah, guardi, io non ce l'ho, per cui... Per quanto poco nei regali per i bambini. Quindi quanto si spenderà della tredicesima? Quanto al massimo per i regali? Io massimo saranno 150-200 euro. Oh, 200 euro più o meno. Io un po' meno per... Non lo so, non mi sono creata un budget. Quello che viene, viene. Tredicesima dove si spende quest'anno? Guardi, mi guardi bene. Queste sono le uniche cose che compro. La tredicesima cerco di tenermela ben stretta. Questa è una bella domanda. Non tutta in regali di Natale, secondo me. Quindi... Qualcosa in bollette, qualcosa? Qualcosa si può risparmiare magari per le vacanze estive. È un'ottima idea. In prospettiva. Prospettiva. Ricordo. Stanno tutti aspettando la tredicesima per poter fare un po' di acquisti, naturalmente. Eh beh, naturale, no? Dove si spende la tredicesima? Ad averla, uno. E due, si cerca di tenerla in casa piuttosto che spenderla proprio tanto, perché in futuro è un po' incerto, onestamente. Come l'ha detto, l'hanno detto un sacco di persone. Ma cioè... chissà come mai le hanno detto un sacco di persone. Lei di dov'è? Russa. C'è la tredicesima in Russia? Come va, come va, come va, sai già come va. E in conclusione andiamo a Cortina per la Fashion Week. Oltre 50 appuntamenti tra eventi, inaugurazioni, cocktail e presentazioni con attori, sportivi, ballerini, artisti e influencer. Archiviata la nona edizione del Cortina Fashion Weekend, il Monte Faloria ha ospitato per il secondo anno il Villaggio dello Sport, che offre agli amanti della neve la possibilità di testare nuovi materiali performanti, ma non solo. Grande edizione questa del Fashion Weekend, dove abbiamo avuto per questi tre giorni veramente delle eccellenze anche internazionali. Siamo riusciti a realizzare uno spettacolo incredibile dal campanile di questa danza verticale giganti, dove veramente credo sia stato uno dei numeri più belli che si sia visti a Cortina da molti anni. Domenica la gara di beneficenza a favore di Emma's Children Onlus in collaborazione con la scuola di sci azzurra in compagnia degli sciatori. Siamo qui con un gruppo particolare che si chiama Sciatori, è un gruppo di attori, attrici, gente di spettacolo in generale, insomma questo adesso qui siamo un po' di meno, siamo attori e attrici che sciano per beneficenza, quindi facciamo delle gare il cui ricavato che viene da una parte presa dalla quota di iscrizione alla gara che è aperta a tutti. Quindi ci sono delle quote di iscrizione di tutti quelli che parteciperanno alla gara, questa parte di soldi viene destinata ad un'iniziativa di solidarietà. Cortina for Us ha invitato noi sci attori a questa iniziativa del Cortina Fashion Weekend, siamo stati contentissimi ovviamente di aderire a questa iniziativa perché è un'iniziativa che fa beneficenza, che fa interesse, che fa fashion, che fa soprattutto anche fa parlare di Cortina, che vogliamo dirlo è uno dei posti più belli del mondo. Qua ci verrei a vivere, ma ospitatemi e io vi porterò la fashion ogni giorno sarà una fashion, ti sveglio la mattina e ecco oggi che fashion facciamo una fashion rosso bordeaux, perfetto. E anche per questa edizione del TG Veneto è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, appuntamento come sempre a domani, arrivederci. La tua nuova cucina? Ovvio, con PagoDeal. Acquisti subito la tua cucina e la paghi un poco al mese a zero interessi, zero costi e senza bisogno di busta paga. Ovvio, perché no?